Buonasera a tutti e a tutte, un benvenuto a questa prima serata voluta dalla Regione Emilia-Romagna. Emilia-Romagna vince lo sport. Prima serata in cui dedicata al mondo dei motori, Modena e motori, un binomio vincente da sempre, speriamo che possa continuare, lo dico perché sappiamo bene tutti qual è il momento che stiamo vivendo. Sport, dico da assessora allo sport, ma anche da assessora all'istruzione del Comune di Modena, stiamo lavorando intensamente insieme a tutte le società sportive, agli enti di promozione, affinché si possa riprendere in sicurezza. Questa sera siamo qui in una bella serata a raccontare lo sport, ma il vero sport partirà quando potremo riaprire finalmente le palestre, i palazzetti, le piste d'atletica, la piscina, ai ragazzi, alle ragazze, ai bimbi e alle bimbe, così come le abbiamo abbandonate nel mese di febbraio. Credo che questo sia un auspicio a cui tutti teniamo molto. E vi assicuro che manca tanto ai nostri ragazzi avere come punto di riferimento quello delle palestre, delle società sportive. Quindi l'augurio è, stasera siamo qui a parlare, ma prossimamente poterci veramente ritrovare all'interno di quelli che sono i luoghi dello sport. Questa è la prima serata di quattro voluta dal presidente Bonaccini, che ringraziamo come amministrazione per aver scelto Modena. Oggi parliamo di motori, domani sera l'appuntamento invece è sulla grande pallavolo, il ricordo degli anni 90, e le prossime due serate si trasferiranno a Cerve, dedicate al mondo del calcio e al mondo del ciclismo. Quindi io vi auguro una buona serata da trascorrere qui ai giardini, ringrazio Erte per la disponibilità e sempre splendida organizzazione, ringrazio la Regione Emilia-Romagna e lascio la parola subito a Leo Turini con i suoi ospiti per intrattenerci questa serata. Grazie. Partenza, e in particolare noi siamo qui stasera per i motori perché avremo una serie di eventi proprio a casa nostra, assolutamente straordinari. Ci saranno due gran premi della MotoGP a Misano e uno di questi sarà ufficialmente denominato Gran Premio dell'Emilia Romagna, e avremo anche il ritorno della Formula 1 a Imola dopo quasi 15 anni, sempre con il Gran Premio dell'Emilia Romagna. Quindi sono momenti che si annunciano come speciali e che vogliono appunto simboleggiare una volontà di ripartire in quella che è la terra dei motori. Stasera con me ci sono due testimonial meravigliosi, oltre ad essere dei cari amici, che invito a raggiungermi qui, vale a dire l'amministratore delegato di Ducati, Claudio Domenicali, e l'altro amico ha un cognome che entra nelle vostre case, credo, quasi tutti i giorni, Paolo Barilla, eccolo qua. E voi direte, è venuto a parlarci di rigatoni, del consiglio. Invece no, perché magari non tutti ne sono al corrente, ma il vicepresidente della Barilla ha vinto da pilota la 24 ore di Le Mans, ha corso in Formula 1 con la Minardi e ha fatto una cosa meravigliosa non molto tempo fa, vale a dire ha recuperato negli Stati Uniti, poi magari ce lo facciamo raccontare da lui, quello che è un gioiello assoluto della creatività Ferrari, la 312B, che è considerata un monoposto che ha cambiato la storia dei Gran Premi, con la quale Clay Regazzoni vinse a Monza nel 1970, e Paolo, dopo aver venduto molti maccheroni, l'ha ritrovata, è vero, oltreoceano, l'ha fatta restaurare e ci corre anche, quindi proprio è a tutto tondo uno di noi del mondo dei motori. Tra l'altro invece credo, chiedo conferma la mia regia, che potremmo anche avere invece il collegamento video con un terzo ospite. Io non vedo in fondo, eccolo qua, non so quanti di voi l'abbiano riconosciuto, ve lo dico io. Ci senti, Stefano? Io mi sento forte e chiaro dall'ultimo promontorio nell'isola di Lampedusa. Bravo, territorio chiaro. Italiano. Beh, gli ultimi giorni di vacanza.
Allora io dico al pubblico, Stefano, chi sei, nel caso qualcuno se ne fosse dimenticato. Stefano Domenicali è il presidente, amministratore delegato di Lamborghini, è stato per moltissimi anni un personaggio importantissimo nel reparto corse Ferrari, è l'ultimo team principal della Ferrari ad avere vinto un titolo mondiale, quello costruttori, nel 2008. E io, Stefano, ti faccio la prima domanda che so che mi hai pregato di evitare: perché da quando non ci sei più tu la Ferrari ha smesso di vincere? Allora, qui c'è un gran maestrale e non si sente niente, quindi non ho capito cosa stai intendendo, ma va bene lo stesso. Vuoi eludere? Da fare gli scherzi, da fare gli scherzi. Beh, prova a rispondere. Non mettermi in questa posizione che non è bella, soprattutto perché siamo tutti tifosi Ferrari, compreso Claudio e Paolo, che saluto caldamente, essendo cari amici. Come sempre ci sono state delle situazioni dove il mondiale è stato veramente vicino per un soffio, ma per dettagli o per alcune situazioni non è stato portato a casa. Adesso è chiaro che stiamo attraversando un periodo un pochettino difficile, bisogna, come dire, fare squadra, dire le stesse cose, ma soprattutto non cercare di recuperare in fretta il tempo, perché le corse passano in fretta, soprattutto adesso che ci sono ogni 7 giorni e gli avversari stanno diventando sempre forti. Sappiamo che il regolamento, che cambierà in maniera significativa, è ancora lontano, perché sarà nel 22, quindi c'è bisogno veramente di davvero cercare di guardarsi dentro, perché i tempi delle corse non sono immediati, però non si può buttare via neanche un minuto, ed essere vicino alla squadra in questo momento sicuramente non facile, quindi bisogna essere vicino a Mattia, a tutte le persone che lavorano all'interno con la stessa direzione di sempre. Stefano, tu ci vedi anche, non ci senti solo, giusto? Sì, io vi vedo bene. Allora ti facciamo vedere un video che la nostra regia ha preparato per te, che anticipo poi la successiva domanda che non vuoi farti fare, cioè se ti hanno già chiesto di tornare a Maranello, così ci puoi pensare. Ti facciamo vedere il video, va bene? Sei un amico questa sera, Leo. Grazie. Vediamo questo filmato, molto bello tra l'altro. Stefano, possiamo applaudire, perché a parte gli scherzi, Stefano, che cosa rappresenta per te, che sei di Imola, il fatto che grazie al contributo della regione Emilia Romagna la Formula 1 torni a Imola il prossimo 1 novembre? Ma è un evento straordinario, perché devo dire, Claudio come presidente della Motor Valley non può che essere orgoglioso, grazie al presidente Bonaccini che sta facendo un lavoro straordinario. Insomma, l'Emilia Romagna è davvero capitale dell'automotociclismo nel mondo, quindi il fatto di rivedere presto le Formula 1 a Imola, in un tracciato che ha fatto la storia nel Enzo Dino Ferrari, insomma, credo che possa essere qualche cosa che lo vediamo come evento sporadico e unico, però nel futuro mai dire mai. È importante arrivare preparati bene dal punto di vista organizzativo, perché questi sono elementi da non sottovalutare. Ci sarà tanta attesa e soprattutto ci sarà una voglia di rivedere i bolidi sfrecciare nelle rive del Santerno. Troppi anni sono passati, però pensare che magari la prossima settimana, anzi tra 2 settimane siamo a Monza, poi andremo a Mugello, poi si andrà ad Imola e poi si passa da Misano, dove Claudio dovrà
fare dei grandi risultati, ma insomma l'Emilia Romagna è protagonista assoluta nel panorama a livello mondiale, quindi di questo dobbiamo essere orgogliosi, noi che viviamo in un territorio, in una regione davvero splendida. Senti, volevo farti anche una domanda industriale, con tutto quello che è successo nel mondo, come Lamborghini, avete accusato un colpo molto pesante oppure siete già ripartiti con i vostri prodotti sul mercato alla grande, insomma, qual è la realtà che state vivendo? Ma devo dire, la cosa straordinaria è che noi abbiamo avuto un giugno e luglio come record assoluti di ordini nuovi, di consegne, di fatturato, e anche i mesi e anche le settimane, scusate, di agosto che stanno per chiudersi sono assolutamente positivi. Quindi stranamente, da un lato difficile da capire da un certo punto di vista, ma insomma abbiamo alcuni elementi per avere alcune certezze, dall'altro andando molto molto bene, quindi proseguiremo una stagione su un'onda di anni che sono davvero straordinari per un'azienda che in queste ultime stagioni, devo dire, ha tirato sulla testa grazie al lavoro delle persone che in maniera continuativa, con una grande dedizione, stanno facendo veramente qualcosa di straordinario, perché nessuno avrebbe mai immaginato che la Lamborghini in così poco tempo diventasse o tornasse protagonista di un panorama sicuramente difficile, dove ci sono tantissime aziende coinvolte, dei brand straordinari ed unici, però oggi la Lamborghini sta, diciamo così, interpretando un ruolo importante, anche perché abbiamo clienti sempre più giovani e siamo in una dimensione dove le nostre macchine sono apprezzate in giro per il mondo, quindi questo non ci fa che davvero essere orgogliosi di quello che si sta facendo a Sant'Agata. Allora guarda, siccome noi ci rivediamo al Festival della Filosofia il 20 di settembre, risponderai lì alla domanda che abbiamo lasciato in sospeso prima, per non rovinarti la fine delle vacanze, va bene? Qui c'è vento e quindi vi saluto con un grandissimo affetto, e tanto Modena è la città dove vivo praticamente tutta la settimana, quindi ci vedremo presto. Ciao Paolo, ciao. Ciao Stefano, ciao. Ciao, ciao. Grazie.